Buongiorno amici, siamo ospiti di Eric von Däniken che ci ha invitato a stare alcuni giorni con lui per conoscerci di persona e per dare l'avvio ad una collaborazione grazie anche a quella immensa dote di informazioni, immagini e documentazioni che lui ha. E allora abbiamo deciso di condividere con voi anche le prime fasi di questo viaggio che ci porta verso quella che io considero una nuova avventura. Ma già in questo video, in ogni caso, sentirete alcune gustose curiosità. Ciao amici della community, in viaggio per andare a trovare niente meno che Eric von Däniken ad Interlaken, ci siamo fermati in un carinissimo paesino in Val d'Aosta, insomma a corroborarci un po'. Finalmente si vede un po' di neve in questo inverno brullo. Dopo essere passati a Sion e aver intravisto Yahweh tra la sua nube, adesso siamo saliti sul treno per la seconda parte del viaggio che ci porta a Interlaken, tra le nevi della Svizzera, tra i monti della Svizzera, su questo treno tutto aperto, noi ci facciamo trasportare. Come vedete siamo entrati negli inferi, gli dei dell'Ade ci stanno aspettando. E in effetti, insomma, un po' darsi alla mente questo percorso. Che bisogno fresco. Nell'incanto tra i due laghi e di fronte a questa magnifica architettura della Svizzera tedesca abbiamo visto che sono qui ad attenderci anche due inviati del Gan Eden. Eccoci, tra poco comincia il lavoro. And from these 200,000 we have digitalized the 10 best percent. So we have 20,000 okay. Pictures digitalized. But it's necessary when you have so much information. Il materiale è davvero immenso e affascinante, sembra proprio di poter fare un tuffo nel passato, ma nella realtà del passato, come il potersi godere ad esempio una perfetta riproduzione del calendario Maya. And it's found in Palenque, deep under. I was the first one who came up with this picture on the cover of Chariots of the Gods. And before, you know, the archaeologists, I know all the archaeologists' textbook, of course. I don't write about something where I do not know what the other size is. The archaeologists say this here, this part and this part, this and this, is the teeth, the tene, from a mythological monster. Okay. Where the mouth is open, the teeth. And this is Pakal. This is yes. Correct. Pakal was the second last ruler because his name comes here. Pakal is sitting in the mouth between these two teeth of this mythological monster. He's falling into the earth. And these are the stylized hairs of the beard. So, then archaeologists say, Pakal is sitting in the cross of life or in the tree of life. Alle diese Worte, Lebenskreuz, das sind Erfindungen von uns. Translators. La spiegazione ufficiale che provano da decenni a dare gli archeologi è che questo qua sarebbe il re Pakal, che è dentro il muso, cioè fra i denti monster, stilizzati del di un mostro. O das ist sein Lebenskreuz. Lebenskreuz, cross of life. E quella è la croce della vita, è un po' un mix mesh di queste cose. This is all ridiculous. Das sind alles Erfindungen von uns. Unsere Worte, it's all we invent all these things. Yes. It's all garbage, oder? Von denen sie erkennen, das ist nicht unsere Technologie. Sie dürfen darüber nie im Funk sprechen mit der Erde. Sie dürfen auf der nie im Funk sagen, das sind UFOs. Oder das sind Ausrichter. Sie dürfen nie im Funk darüber sagen. Sie brauchen immer ein Codewort. Ich erzähle allora, mal. A certo punto, prima delle missioni, hanno fatto tutte le preparazioni e arriva Carl Sagan. Guardate, io vi devo avvertire di una cosa. C'è il rischio, c'è la possibilità che durante il vostro volo vedrete delle cose che non sappiamo spiegarci con la nostra tecnologia. State bene attenti
a non farvi beccare mentre lo dite. And there's a code word. Sie dürfen kein, ja. Sie brauchen ein Codewort. E la parola in codice. Was war das Codewort? Qual era la parola in codice? Und lächelte und sagte, das Codewort war Grandmother, Großmutter. E la parola d'ordine era nonna. So, und ich sagte, was? Also wenn ihr jetzt ein UFO gesehen habt, dann musst ihr sagen, ich denke gerade an meine Großmutter. Sagte ja. E se doveste vedere, sì, qualcosa che non vi quadra, dite, sto pensando a mia nonna. Ma è questo Mitchell l'ha detto qui? Sì, a questo tavolo. Sì, a questo tavolo. Und an der Bar waren wir auch. In der Ex-Sowjetunion gab es einen Kosmonauten, der hieß Gretschko. Gregory Gretschko. Gregory Gretschko era un cosmonauta dell'ex-Unione Sovietica. Der war auch hier. Anche lui era seduto. Und auch an der Bar. Und der hat UFO gesehen. E anche lui ha visto UFO. Der sagte mir, ich durfte nie darüber an die Öffentlichkeit schreiben, ich durfte nie darüber etwas sagen in der Ex-Sowjetunion. Aber hier privat kann ich das sagen. Anche lui è stato votato al silenzio dal suo governo, ma qua in privato con Eric. Gli ha raccontato cosa ha visto. Verrückte Sachen. Fantastico. A questo tavolo. A questo tavolo. Bellissimo, queste notizie di prima mano. Ricorda il tavolo di Putin di questi giorni. My book Chariots of the Gods, the paperback version, had just reached 1 million copy. And my publisher made a short, wonderful dinner because of this 1 million copy at the Hotel Beverly Hills in Beverly Hills, Los Angeles. So the publisher, for me, my honor. And next to my table at the same Beverly Hills Hotel were another group, among them American astronauts. And at that time, I was very well known in the United States. I was in different shows. Good Night America, Johnny Carson, they were there. Johnny Carson. Yes. I was at that show 2 times. Now, Buzz Aldrin saw our table and he asked, is this Eric von Däniken, the Swiss one with Chariots of the Gods? I said, yes, and we shaked hands. And he said, you know, I have this watch. This watch is an Omega. This is from Switzerland. Omega is Swiss watch. And he said, can we make a deal when I give him the 1 millionth copy, because it was written in gold, of okay. Chariots of the Gods, gold he cover. Will give me this watch back, which is in Switzerland. Scusa, no, ho avuto, aspetta. Can you give me a moment? Ho tra le mani il vero primo orologio che è andato sulla Luna. Grazie a Eric che mi ha dato questo onore di tenerlo fra le mani. Yes, siamo arrivati alla fine di questo periodo passato qui a Interlaken come ospiti di Eric von Däniken, un'esperienza umana bellissima, intanto perché lui è una persona veramente straordinaria per la passione che ci mette nel lavoro che fa, ma soprattutto per le cose che abbiamo sentito e visto. Noi abbiamo potuto vedere intanto la sua documentazione, che è di una ricchezza infinita. Abbiamo potuto vedere delle cose che nei documentari non vengono fatte vedere, come ad esempio Nazca, Puma Punku, cioè tutta una serie di immagini che non vengono fatte vedere perché poi l'archeologia non le sa spiegare. E abbiamo visto anche, in realtà, siccome lui ci lavora da decenni, anche dei siti così com'erano prima che l'archeologia intervenisse ricostruendoli, diciamo pure tranquillamente, così in un modo fantasioso, e poi su questo modo fantasioso l'archeologia ha anche elaborato delle spiegazioni. Ecco, abbiamo avuto la fortuna di vederli come erano prima e abbiamo avuto anche la fortuna di sentirci raccontare delle cose che sono state dette da personaggi importantissimi proprio a quel tavolo dove noi eravamo seduti con lui, dove abbiamo visto una serie di documentazioni veramente affascinanti. Alcune cose le avete sentite adesso in questo filmato, altre, come dire, sono riservate, non le possiamo raccontare, ma sono per me fonte di una ulteriore conferma, di una ulteriore determinazione che è almeno pari a quella che ha lui. E tutto questo è quindi ha significato non soltanto per quello che abbiamo fatto,
ma direi che è propedeutico per quello che avremo intenzione di fare assieme, mettendo assieme ovviamente ciascuno la sua esperienza, sempre con l'unico scopo, quello di fornire alle persone che hanno le menti aperte, fornire la documentazione, la possibilità di ragionare in modo assolutamente autonomo con la propria testa, fuori dagli schemi, fuori dai dogmi, fuori dalla visione tradizionale della storia dell'umanità che ormai, guardate, non so più come dirvelo, non è quella che ci hanno raccontato. Quindi ciao, a presto.